Senti, intanto grazie di aver accettato questa intervista. La prima domanda che le volevo rivolgere era questa. Lei è entrato giovanissimo in magistratura, ecco, per quale motivo ha scelto di fare il magistrato? Io sono figlio di magistrato e devo dire che avevo una tale ammirazione per mio padre, per il modo come si comportava, la figura di quest'uomo che è veramente legata naturalmente al mio ricordo di figlio, ma anche di ammiratore, perché in realtà vedevo in lui una persona di grande equilibrio e di grande levatura psichica e morale. Che cosa è stato per lei la magistratura? Devo dire che io sono entrato in magistratura con un grandissimo rispetto per la funzione che derivava appunto dalla figura di mio padre, che io avevo ben conosciuto ovviamente, ma anche per una predisposizione forse dovuta al fatto che io nella mia gioventù avevo assistito un po' anche alle amicizie di mio padre, avevo conosciuto dei magistrati e sono entrato in magistratura col più sacro, direi, con la più Rispetto. sacra percezione di questa funzione e di altissimo livello umano e sociale. Ecco, quale consiglio può dare ai giovani magistrati adesso? E io il massimo consiglio è questo, di rispettare la funzione e di rispettare coloro che svolgono questa funzione. Perché purtroppo ho notato che con l'andare del tempo, con la progressione del tempo, quella spessa, io quando vedevo un magistrato più anziano di me, lo consideravo già una persona di grande rispetto. Oggi io mi ricordo che da primo presidente della Corte d'Appello che ero praticamente il massimo per quanto riguardava la funzione del magistrato in locale a Palermo, per esempio, e parlavo al telefono col ministero e un giovane ministeriale mi dava del tu. Io il tu l'ho sempre richiesto, ma lo richiedo io, ma insomma. Non che ce lo si desse, me lo dovesse dare senza permesso. Ma i tempi sono cambiati ed è cambiata anche questa visione. Io vorrei che si ritornasse a quella stessa umiltà che io ho avuto quando per esempio ho fatto anche il concorso e che mi ha un poco danneggiato perché vedevo in queste persone, delle persone ma di un altissimo livello che forse non tutti erano. Senta, lei ha accettato di presiedere il maxiprocesso negli anni in cui poliziotti e magistrati venivano barbaramente uccisi per le strade di Palermo e tra l'altro accetta un incarico che altri avevano rifiutato. Ecco, come mai lei poi decide di accettare? Ma Può io raccontare quei momenti, come è avvenuta la scelta, la sì. nomina e come e È perché ha stata accettato? anche quella una cosa molto, diciamo, laboriosa, chiamiamola, perché io quando Lei in quel periodo era presidente della Corte d'Assise. sì, no, io non ero ancora Ancora non presidente era della Corte presidente. d'Assise, praticamente in quell'anno, 86, 1986. Io fui promosso presidente di sezione al Tribunale, io ero consigliere della Corte d'Appello e facevo del tutto civile, quasi tutto sempre civile perché era la materia che io preferivo, come del resto mio padre. E nel 1986 improvvisamente arrivò questa nomina che avevo richiesto da tempo che non mi arrivava mai, e a presidente di sezione, quindi io sono stato, diciamo, contento di questa nomina. Se non che questa nomina ha avuto il contrasto con la funzione che mi sarebbe dovuta essere data se io avessi accettato come poi ho accettato. E praticamente il Presidente del Tribunale, quando andai per salutarlo,
mi fece la congratulazione e mi disse: senti, io veramente no, non te lo Chi volevo era in quel dire periodo il neanche presidente del io. Il tribunale? presidente? Del tribunale chi era in quel Ah, periodo? Romano, Romano. sì. E che era un bravo magistrato, una brava persona, mi conosceva naturalmente da tempo, e mi disse: io ti faccio la congratulazione, però sai, devo dirti che non sarà necessario, perché c'è un altro magistrato che ha accettato di fare il processo, però io te lo voglio richiedere lo stesso per tutte le evenienze. Cioè, ci sarebbe da fare questo processo dei 500, chiamato così, che erano quasi 500 imputati, 546. Tu che cosa ne penseresti se io ti chiedessi? E ho detto, beh, se è necessario lo farò. Beh, tutta cosa poi si chiama. Io sono andato via, ricordo che con mio figlio dovevamo andare a mare in un posto della Calabria, eccetera. E poco prima di partire mi si arrivò una telefonata dal tribunale, la quale con la quale mi pregavano di andare dal presidente del tribunale perché c'era un'urgenza di parlarmi. Io andai e lui mi disse: senti, contrariamente a quello che ti ho detto prima, cioè questa cosa non me ne è maturata con quel collega. Io allora dice, ti ho chiesto, tu sei stato l'unico che mi ha detto in un certo modo, che gli altri non hanno usato, perché ci sono ben 17 colleghi che hanno rifiutato di farlo. E dice, tu sei sempre dello stesso parere. Dico, guarda, io quando do la mia parola la do per sempre. Dico, quello che ho detto allora lo dico, se è necessario lo farò. Quindi non c'è stato nessun ripensamento. La No. prima parola data era quella No, io ho che sempre valeva. rispettato la parola data, questo forse in quel caso, l'ho applicato anche in quel caso e chi lo sa, ma comunque poi ormai non sono più neanche pentito di averlo fatto. Subito dopo che cosa ha pensato? Poi si è reso conto, ha preso Sì, ho percezione del cominciato tipo di perché io incarico. tra l'altro facendo civile di questa Materia non se situazione n'era non me occupato. ne ero neanche della situazione terribile che si era creata a Palermo, che lei mi insegna, c'erano ormai uno o due morti al giorno, Sì, una ammazzati, cosa gente terribile. ammazzata. E quindi praticamente io, ma ciononostante, ci fu chi non voleva che io facessi questo processo e il Consiglio Superiore intervenne, ci furono delle Ci furono discussioni. pressioni anche durante il Sì. processo e quasi alla fine del dibattimento ci sono state pressioni per bloccare appunto la fine del Questo processo. dopo. Dopo. No, ma Ma questo anche prima, prima, ma anche anche prima E non questo non è c'è emesso stato mai. E qualcuno che era al Consiglio Superiore che non voleva che io questo facessi io lo questo sto processo. prendendo adesso perché non. Probabilmente, e appunto, questa è una cosa che non sa quasi nessuno. Io nel libro l'ho scritto, ma praticamente c'è stato uno che io conoscevo, che mi conosceva, che forse per ragioni politiche probabilmente non voleva che io facessi quel processo. Naturalmente, O per altre ragioni, o per diciamo altre questioni ragioni, chi lo sa, politiche, ma, altri no, tipi ma, di interesse. anche perché lui aveva poi scritto un libro e da questo libro io ho scoperto quali sono le vere ragioni per cui non voleva. Comunque, Ma li possiamo dire oppure preferiamo sì, dire. no, è Alfredo Galasso, sì. Allora io al Consiglio Superiore dissi: guardate, io se mi togliete questo peso che sto per prendere in Perché lei è stato carico, convocato dal Consiglio sì, dal Superiore. Consiglio Superiore insieme col Presidente del Tribunale, ci fu tutta una discussione, poi archiviarono tutto, eccetera, e io ritornai come titolare del processo. E nel frattempo io naturalmente mi sono messo a leggere quel processo e devo dire, intanto ho avuto una vera e propria ammirazione per come l'aveva impostato e come l'aveva istruito Giovanni Falcone, che io ritengo effettivamente un grande magistrato. E soprattutto quello che mi colpì era il numero degli imputati.
Perché Giovanni Falcone, in un primo momento noi non ci siamo abituati a questi nomi, in fondo era il processo più grande da come Che si era imputati, celebrato e che si è celebrato nel nel mondo mondo. addirittura, perché mai c'è stato un processo. E quindi praticamente anch'io poi capii che c'era qualcosa di nuovo e di molto pesante. Però in un primo momento pensavo che non giustificavo la decisione di Falcone. Invece poi leggendo bene gli atti mi sono reso conto che lui aveva colpito nel segno, e questo è dimostrato dal fatto che il maxiprocesso, per quanto riguardava la Sicilia intera, ma soprattutto Palermo naturalmente, di fronte ad altre regioni, come per esempio la Campania, vediamo che cosa c'è in Campania, hanno determinato il maxiprocesso, le condanne del maxiprocesso hanno determinato un miglioramento della situazione, che si è protratto, ci ricordavamo poco fa dell'uno o due uomini ammazzati Sì, al giorno. giornalieri, e che ora non ci sono più, e poi anche un miglioramento in fondo della interpretazione che i palermitani hanno Davano della dato. mafia, Ecco, indubbiamente. Quindi per la prima volta si parla apertamente di cupola mafiosa, di Cosa Nostra molto e bene, quindi molto bene. di mafia. E allora, inizia questo maxiprocesso, lei era abbastanza preparato, aveva già letto tutte le carte, però il primo impatto, il giorno in cui si apre questo maxiprocesso, siamo al 10 febbraio del 1986. Che cosa avviene in aula? Lei che cosa pensa pochi minuti prima di iniziare il processo? Ma guardi, pochi minuti prima proprio non pensavo a nulla, perché quello che le cose numerosissime che si dovevano fare, i provvedimenti, le preoccupazioni, erano tali che in quel momento io volevo soltanto iniziare per vedere un po' come si comportavano le cose. E devo dire che il Aveva primo. studiato una strategia prima, aveva No, fatto no, no, ricorso l'unica cosa che io avevo ho letto che ha fatto pensato, ricorso allo yoga, sì, lo cioè quindi si yoga era preparato era anche bene, sì, spiritualmente avevo fatto yoga per e psicologicamente. i fatti miei, però è stato utilissimo. E l'unica cosa che io ho pensato era questa, che quando avrei dovuto interrogare i cosiddetti pentiti, che sono poi praticamente i collaboratori di giustizia, che allora furono molto efficaci, cioè Buscetta, Contorno e compagnia bella, non mi do sarei dovuto fermare a dire lei conferma, eccetera, perché quel processo era di tale gravità e di tale importanza che era necessario che io facessi sentire nell'aula la voce del collaboratore. Questo è quello che lui diceva, quello che pensava, il modo di comportarsi. E il modo anche di riportare le cose nel modo che si potesse convincere chi ascoltava dalla sua viva voce le cose che diceva, che erano gravissime. E infatti io praticamente gli ricordavo le cose che lui aveva detto come tema. E lui poi cominciò, in un primo momento ricordo che Buscetta ebbe delle difficoltà, perché questa ginnastica non era molto lui, Abituata. parlava lentamente, cioè, però era molto intelligente, questo lo dobbiamo dire. E quindi poi immediatamente si rese Però il. lei subito ha dato un'impronta precisa all'andamento del dibattito, Sì. mantenendo uno stile particolare, fatto di cortesia, gentilezza, di aperture. Di sensibilità, dimostrando di essere un padre di famiglia quando in effetti non lo poteva essere con quei personaggi. Però questo secondo me ha abbattuto tutte le barriere che potevano Sì, questo esistere. per la verità è un fatto
Perché ci sono stati momenti particolari in cui lei è dovuta intervenire energicamente, certo. ma Ma anche questo in quel tipo di intervento sono traspariva una stato. certa eleganza, un Sì. certo stile. E quello è stile personale. E poi praticamente io ho sempre pensato che l'imputato, almeno finché è imputato, meriti rispetto. L'ho fatto sempre. In quell'occasione, naturalmente, l'ho ripetuto e mi è stata utile. Però indubbiamente c'era qualche forza che la sorreggeva, ne abbiamo parlato poc'anzi, perché lei sapeva che si trovava di fronte a personaggi particolari. Certo. Purtuttavia doveva mantenersi giudice, severo, ma nello stesso tempo umano. Ora, quanto è facile o difficile essere giudice e nello stesso tempo essere umano? Devo dire che io ho sempre avuto l'impressione che ho mantenuto fino alla fine del processo, anzi forse anche meglio alla fine, che ci fosse qualche cosa di trascendentale che mi ha guidato in questo. Io naturalmente ricordo che quando iniziai, anzi prima di iniziare, io sono stato a scuola a Gonzaga, quindi istruito dai gesuiti, e mi ero allontanato, direi. Però in quel momento, quando seppi che dovevo fare quel processo, che tanto pericolo anche costava, sarebbe potuto costare a chi lo faceva, mi sono riavvicinato alla fede. E quindi, Allora la naturalmente, fede sarà servita anche a superare quel minimo di paura che si poteva avere in quel sì, contesto. io devo dire che poi tutto sommato non sono riuscito neanche ad avere. Io mi ricordo che quando andavamo insieme con la scorta che poi naturalmente mi hanno dato, vedevo più la paura negli occhi di coloro che mi scortavano che Che non la nella mia. percepiva. Sì. Però dico un'altra cosa, lei ha avuto la scorta per un determinato periodo, poi abbiamo detto che gliel'hanno tolta, però in quel periodo camminava anche armato a letto, aveva Sì, una pistola. sì. Però io, ecco, come lei sta sorridendo, anch'io ho sorriso, io sono sicuro che non l'avrebbe mai adoperato, anche in caso di pericolo. Beh, questo non glielo so dire, però io la portavo perché mi sembrava, siccome avevo visto tanti ammazzati, per esempio, e che c'era uno di questi che venne inseguito perché andava a cercare la pistola che lui aveva conservato. E invece Cioè, questi qua naturalmente la ammazzarono tanto vale me prima. la tenga addosso, così Allora se ci sta. secondo me la metto addosso, se posso la adopererò, se me la sento. Sparavo abbastanza bene, sa, perché sono andato Quindi si è dovuto al. allenare, Sì, mi indubbiamente, sono allenato. al campo di tiro. Sì, esatto. E allora poi riceve, diciamo così, degli auguri in pubblico da parte di Michele Greco. È stato un passaggio Michele Greco. particolare, quello più spettacolare. Però là c'era da capire in sostanza chi era il protagonista, se era Michele Greco o se Michele Greco ha fatto diventare lei protagonista. Ma Io ritengo che poi in probabilmente. definitiva è stato lei, dal tipo di risposta che ha dato. Ecco, come ha trovato la forza di rispondere in quel modo? Ma perché poi tra l'altro noi abbiamo avuto la sensazione che questa minaccia che hanno visto tanti in queste parole, forse non ci. O non c'è stata, o sei stata. Era mascherata, insomma. Perché lui, quando è stato imprigionato, aveva portato con sé la vita dei santi e non trascurava occasione per far capire che lui era religioso. Quindi l'abbiamo interpretata in quella chiave che lui ci aveva mostrato. E quindi non abbiamo avuto la sensazione che ci volesse minacciare. Senta, qual è stato l'interrogatorio o la deposizione più difficile? E ripeto, Cioè quella che lo ha colpito maggiormente, quella che ha sì, lasciato un segno, che ricorda. praticamente direi che è stato più difficile parlare con Buscetta per quella difficoltà che lui ebbe Nel linguaggio, all'inizio, sì. poi la superò, però l'ebbe. Mentre per esempio con Contorno questo non lo sapeva, perché era un torrente in piena e anche.
quel povero Sinagra che praticamente venne consegnato da una sentenza della Cassazione un pentito, perché allora parlavano di pentito, io non, un'espressione che non condivido. E ricordo che dissero, beh, ci sono di tanta importanza, c'è Buscetta per esempio che è importante, ma Sinagra non lo è, invece Sinagra è stato importantissimo. Quello che ha scritto questa sentenza della Cassazione dove si diceva questo, ha detto una sciocchezza. Sinagra è stato importantissimo perché ci ha confermato tante cose che avevano detto Buscetta, Contorno e tutti gli altri e l'ha fatto con uno spirito, diciamo così, di un uomo che non aveva nessuna istruzione. Si Eppure doveva cogliere appunto nelle dichiarazioni. mi è sembrato più sincero nelle cose che ha detto di altri. Allora, se arriviamo, diciamo, alla lettura della sentenza, quel tipo di lettura colpisce tutti. Sembrava appunto studiato quel tipo. Quindi lei un'ora e mezza di lettura, veloce, non so come abbia trovato il fiato per Vabbè, leggerla. questo lo yoga, Questa beh, tecnica, dicevamo, sì, la del. tecnica del yoga, della respirazione che sicuramente mi avrà aiutato. Però poi l'ho fatto perché praticamente volevo cercare di farlo O più cercava di breve. finire prima, Sì. proprio era. Certo, una vera e propria liberazione, quale fu effettivamente. E anche nel libro che ho scritto ho messo in risalto questo desiderio di uscire da questa, che rappresentava la fine di questo processo e la meta finalmente raggiunta, almeno per la prima parte, che poi c'era da scrivere anche la Certo. sentenza. Ma la pesantezza della sentenza, che stato d'animo le ha creato? Perché per la prima volta lei attribuiva 19 ergastoli, non aveva mai condannato all'ergastolo nessuno. No, no, Quindi per no. la prima volta lei era costretta a leggere una La prima sentenza volta ho che. cominciato purtroppo con 19 ergastoli, ma devo dire che non sono cose che caramelline che uno inghiotte tanto facilmente. Io ne ho risentito dal punto di vista della psiche, diciamo. Però è sempre stato quello che mi ha guidato sempre nella mia carriera, è stato l'esigenza di un dovere. Quando c'è il dovere per lo mezzo, questo dovere deve superare tutto. L'ho imparato da mio padre e l'ho sempre seguito. Subito dopo cosa avviene? Cioè quando c'è il rilassamento, viene meno la tensione, ci si riflette Beh, su tutto quello certo, che si è compenso fatto. che quelle pene così importanti hanno lasciato un solco nel mio animo, certamente. Ma non ne sono felice, però siccome Si doveva si fare. doveva fare, Era io. una sentenza storica, quindi non si è potuto sottrarre, tra l'altro abbiamo detto altri avevano rinunciato. E i rapporti all'interno della Camera di Consiglio, perché voi siete rimasti per parecchi giorni, non ricordo il numero preciso di giorni, 35 giorni, Mese, 5 giorni mi esatto, pare. 35 giorni chiusi all'interno completamente isolati. Come si vivevano quei momenti? A me interessano soprattutto i rapporti umani Sì. che si sono instaurati con le persone che erano presenti No, assieme i a lei. rapporti già io erano sempre molto cordiali con le persone che facevano parte dei giudici popolari. Poi c'era il collega Grasso che io conoscevo e devo dire che generalmente sono stati buoni. Certo c'è stato qualche momento in cui qualcuno voleva addirittura fare come quello che voleva saltare dall'aereo perché Volevano. voleva scendere dall'aereo. C'è stata una signora che ebbe quasi una crisi di nervi. Io mi sono avvalso di quella serenità che il Padre Eterno forse mi ha dato e sono riuscito a superarla, a superare questo momento, questa impasse che si era verificata. E devo dire che poi tutto andò. E ho notato che siamo riusciti a sollecitare l'interesse dei giudici popolari. E quello, i giudici popolari, alcuni soprattutto, sono stati utili, perché
nella ricerca della verità. Avevamo accennato, facciamo un piccolo passo indietro, che avevamo accennato sia alle pressioni che aveva subito prima che si iniziasse il processo e poi successivamente durante il processo si voleva da parte di molti che questo processo non arrivasse alla conclusione. Ecco, cosa è successo realmente? Beh, Poi ci fu la una verità ricusazione è in aula, che cosa sì, che non era mai successa. nessuno voleva che questo processo, soprattutto degli imputati, eccetera, gli avvocati facevano quello che potevano e praticamente ho sentito delle rimostranze da parte degli imputati che vedevano che le cose andavano avanti. E se andavano avanti con l'escussione di pesanti testi, chiamiamoli testi, anche se non erano tecnicamente testi, cioè i cosiddetti collaboratori di giustizia, che parlavano e dicevano cose molto pesanti nei loro confronti. E allora si sono riuniti e cercarono di trovare una scusa in una domanda che peraltro poi mi era stata suggerita da Grasso, perché, che ora non so perché nel libro non lo scrive, però lui ha suggerito, e io ho un teste fidefacente di questo, che era uno dei giudici popolari che erano alle nostre spalle, che ha scritto un libro. E quindi su questo libro raccontava questo discorso. Io non lo volevo fare, potevo fare questa domanda per chiedere se che riguardava uno degli imputati. E allora questi naturalmente proposero un'istanza di ricusazione. Ricusazione che è una cosa molto antipatica, ma praticamente determinò. Cioè, con quale motivazione specifica? Sì, ma la motivazione che avevo fatto questa domanda era suggestiva, secondo loro, cioè che io suggerivo la domanda. E la risposta, scusi, suggerivo la risposta. Assolutamente non era così. Ma poi praticamente, soltanto che questo diede modo a una specie di cosa di samba infernale nell'aula, che tutti cominciarono a gridare, eccetera, eccetera, e dovetti sospendere. Sospesi, io dissi per 10 minuti, poi siamo stati qualche ora dietro, perché praticamente c'era tutto quel subbuglio che si doveva sedare. La Corte d'Appello, che doveva giudicare su questa ricusazione, fu estremamente rapida e Quindi così dichiarò il processo poteva inammissibile. andare Sì, avanti. e così noi avevamo già cominciato, perché avevamo detto che continuavamo la discussione, che l'escussione di contorno, c'era contorno. Quale contorno? Poi avevo un contegno effettivamente un po' provocatore nei confronti di questa gente che lui conosceva, voleva parlare in dialetto, eccetera. E poi comunque è stato un ben diverso da Una Boucher, Ruscetti, sì. il quale si manteneva sempre abbastanza Lei lontano. ritiene che il popolo siciliano, il popolo palermitano e gli italiani in genere le siano riconoscenti per quello che lei ha fatto? Ha avuto modo di Guardi, io verificare questa e le posso dire riconoscenza? questo, quello che veramente l'unica cosa che mi inorgoglisce è che io ogni tanto esco, naturalmente, ora non ho più neanche la scorta, quindi mi hanno tolto la scorta già da tempo. Parecchia gente del popolo, non mai o difficilmente il professionista, c'è anche stato quello, e quello si giustifica meglio, ma proprio il popolo La gente minuto, per dire comune. così, che si mi avvicina, mi riconosce, mi avvicina, mi stringe la mano. E ultimamente addirittura, io sono andato in banca, mentre stavo uscendo, una ragazza che era con un signore mi ha visto, mi ha adocchiato. E allora è venuta a chiedermi se mi poteva avvicinare, io dicevo senz'altro, e allora mi ha baciato, mi ha voluto baciare. Quindi questo che significa? Significa che la mia opera è stata intesa, perché ormai tra l'altro ci sono anche la televisione che riporta
con il... Però traspare un pochettino di amarezza in queste sue parole. No, 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 no. Non perché lei avrebbe voluto Sì, riconoscimenti perché particolari. quello che hanno capito questi, altrove dove avrebbero dovuto pensarci, non l'hanno fatto. Ecco, però dico, lei ha ricevuto la visita anche del regista Bellocchio. Posso chiederle che cosa è venuto a fare? No, Perché... Bellocchio mi parlava di questo fatto che lui voleva fare questo film su Buscetta. E io gli ho detto, lo portarono qua perché io gli parlassi un poco di Buscetta. Io ho detto che avevo scritto questo libro e quindi si poteva vedere. E poi gli dissi le mie sensazioni su Buscetta come uomo e come collaboratore di giustizia. Buscetta è stato profondamente ferito. Questo è l'unico elemento chiave, diciamo, dalle uccisioni che gli sono dei fatte, gli hanno parenti. distrutto una famiglia. Quindi è stata più una reazione. Diversamente Buscetta E non si lui, come sarebbe... persona intelligente, ha capito che l'unico modo con cui poteva reagire, Poteva perché vendicarsi, in sostanza. vuoi vendicarsi, esatto, era andare verso Quindi allora la la giustizia. domanda è se è servito Buscetta dello Stato o lo Stato si è servito di Buscetta? Beh, insomma, tutte e due credo che... Però se in effetti lo Stato, se non ci fosse stato Buscetta e anche Contorno, che poi continuano, e gli altri che poi si sono susseguiti, perché poi ci furono, anzi forse successivamente all'esito del massimo processo, non sempre la magistratura ha capito quali fossero coloro ai quali bisognava affidarsi. Senta, prima di venire qui a casa sua sono passato davanti all'aula bunker del Lucciardone. Ecco, lei quando passa davanti a quest'aula bunker, che cosa pensa, che cosa, qual è stato Ma io d'animo ricordo prova? sempre di averci passato un pezzo della mia vita, perché quello non era un pezzo di vita che io non dimenticherò mai. Ma no, certo non è nostalgia, ma è il ricordo di un fatto che ha pesato molto nella mia esistenza. Alfonso Giordano, presidente al maxiprocesso, però uomo si trova ad essere giudice e decidere sulla sorte, sulla vita degli altri uomini. Devo dire che io, questo è un tormento che ho sempre avuto nell'esercizio della mia professione, perché io mi sono sempre chiesto perché io o altri che esercitano la stessa professione sono in condizione di influire in questo modo così sinistro nei confronti di alcuni personaggi, persone umane soprattutto. E mi sono sempre risposto che l'imperativo categorico che noi dobbiamo avere è quello della necessità dell'intervento dello Stato per punire, per migliorare la società. E solo questo mi poteva consentire. Quindi la stessa maniera di pensare io ho applicato in questo processo dove naturalmente le pene erano così elevate che mi hanno tormentato quando ho dovuto constatare che quel processo. Però anche lì sono stato convinto anche dalla grandezza del processo, dalla Dall'importanza, dalla pesantezza portata. Chi ecco, dalla portata del processo. lo ha aiutato? Oltre, abbiamo detto, alla fede, lo yoga, c'è stata qualche persona in particolare, la famiglia, che lo ha No, 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 sostenuto? no, la famiglia purtroppo Oppure... è stato per me anche un problema, perché ovviamente io avevo, anche se ero convinto che tutto si sarebbe potuto fare su di me e non sui miei, però ho dovuto anche prendere Isolare la famiglia. qualche precauzione per il mio Quindi ha figlio, per avvertito anche una certa solitudine in quel momento. esempio. Ah sì, sempre sono rimasto solo per questo. Credo che il giudice, io una volta ho scritto un articolo sul Giornale Sicilia di tanti anni fa, in cui avevo intitolato Il giudice è solo, e il giudice è solo veramente, con la propria coscienza, almeno dovrebbe essere. Però con l'ammirazione di tanti. Beh, quando c'è, grazie. Da parte nostra sicuramente. Grazie, grazie. Non ne dubito minimamente.